In aula la discussione su Toscana Aeroporti, il consiglio contrario alla distribuzione di 7 milioni di dividendi ai soci. Gli immobili confiscati alla mafia saranno assegnati anche alle vittime dei reati associativi, è quanto prevede la proposta di legge al Parlamento approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Con Rocco Monte a Montespertoli, 3 giorni di musica e divertimento, dall'8 al 10 luglio nel Borgo Toscano, la 10ª edizione della kermesse con concerti, street food, mercatini artigianali e mostre. Toscana Aeroporti, dibattito in aula. Il contributo straordinario di 10 milioni di euro della Regione per far fronte alle restrizioni dovute all'emergenza pandemica nel periodo marzo-giugno 2020 sarà rendicontato entro agosto. Resta fermo l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali, è quanto ha riferito l'assessore all'economia della Toscana Leonardo Marras nella sua comunicazione al Consiglio regionale in merito alla rendicontazione e alla ricognizione degli impegni a carico di Toscana Aeroporti della sovvenzione diretta. Allo stato attuale, ha affermato Marras, la società ha ottemperato alle condizioni fissate da Regione e Unione Europea e tra queste c'è appunto il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori di terra oltre all'assenza di indennizzi da altre fonti. Per il consigliere Scaramelli le priorità sono il mantenimento dei livelli occupazionali e la funzionalità dello scalo. È evidente che la garanzia principale deve essere quella occupazionale, deve essere quella del fatto che le attività aeroportuali devono funzionare. Per una regione come la Toscana la fruibilità degli aeroporti, la funzionalità di una società così importante che consente in maniera integrata di lavorare sia a Firenze che a Pisa è fondamentale nella ripartenza del turismo, lo stiamo vedendo in queste settimane in un contesto europeo che comunque vede i voli aerei in grave difficoltà, basta guardare il numero degli annullamenti che ci sono stati nelle ultime settimane e quindi credo che quella scelta fatta a suo tempo sia stata importante, lungimirante, perché ha consentito di tenere in piedi un sistema che ha bisogno di fare investimenti, che ha bisogno di sviluppare, che ha bisogno di fare l'adeguamento delle infrastrutture. Penso alla nuova pista di Peretola e penso alla possibilità e al diritto che ha la città e la Toscana di avere un aeroporto all'altezza del blasone, della storia e del valore che ha la nostra regione e che ha il capoluogo della regione. Per la consigliera Tozzi il vero problema è il ruolo del pubblico nella società. Allora, la scelta della Regione Toscana è stata una scelta che, come ci ha spiegato oggi in aula l'assessore, ha visto comprendere tutta una serie di interventi che in qualche modo cercavano di salvaguardare tutto quello che riguarda non solo il sistema aeroportuale ma anche il complesso delle attività economiche legate al rilancio del turismo. È chiaro che questa è stata una scelta che noi abbiamo analizzato da un altro punto di vista. Nel momento in cui nel 2014 si è scelto di vendere le quote di quello che è considerato comunque un settore strategico tuttora per Regione Toscana, ovvero il sistema aeroportuale, oggi, come dire, da socio di minoranza è chiaro che il peso del privato e quindi in questo caso delle corporazioni America naturalmente si fa sentire, quindi noi abbiamo sì sovvenzionato ma all'interno del CDA oggi siamo fortemente ridimensionati. Questo è un aspetto che secondo noi era meritevole di attenzione, anche perché è chiaro che in questo assetto societario ben poco può incidere il socio pubblico, quindi come Consiglio regionale avevamo dato delle chiare indicazioni, in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. È evidente che su questo si sta cercando di effettuare il massimo monitoraggio ed è stato fatto il massimo sforzo. Noi diciamo però che la scelta fatta a monte nel 2014 di ridimensionare la partecipazione pubblica oggi ci mette nella condizione di essere in mano fortemente, diciamo, al soggetto privato, il quale, non dimentichiamoci, ha degli impegni precisi sul fronte investimenti. L'Aula ha trovato l'accordo sulla mozione presentata da Fratelli d'Italia a firma dei consiglieri Torselli e Petrucci, che esprime contrarietà rispetto alla decisione di Toscana Aeroporti, che dopo aver goduto di importanti risorse pubbliche per far fronte all'emergenza pandemica, ha deciso di corrispondere 7 milioni di euro di dividendi ai propri soci. Toscana Aeroporti ha ricevuto un contributo di 10 milioni di euro da parte della Regione Toscana per far fronte alla crisi pandemica, ma a fronte di quel contributo si era impegnata a garantire i livelli occupazionali. Garantire i livelli occupazionali vuol dire che se ci sono 1000 dipendenti se ne mantengono 1000 al netto di dimissioni, pensionamenti e via dicendo. In realtà questo non è successo, i dipendenti sono calati di circa 150 unità
Per di più non c'è stata l'integrazione degli stagionali, il cosiddetto supporto summer, perché comunque durante l'estate ci sono più passeggeri e c'è necessità di maggiori addetti, e per di più l'impegno riguardava sia il diretto che l'indiretto. Invece Toscana Aeroporti per mesi ha tentato di vendere Toscana Aeroporti Handling, che è un ramo della stessa società, quindi ha fatto tutto il contrario di quello che sarà impegnata a fare. Se ciò fosse vero, risultasse vero, deve restituire 10 milioni ai toscani, alla regione toscana, che noi chiediamo di dare alle piccole e alle medie imprese. Oggi c'è stato un passaggio importante in Consiglio regionale anche sui dividendi, perché a fronte di quei 10 milioni il CDA di Toscana Aeroporti ha deciso di dividere 7 milioni di utili. Siamo felici che la nostra mozione, di cui sono primo firmatario, che esprime contrarietà all'atteggiamento di Toscana Aeroporti, che si è divisa gli utili, ovvero soldi che le avevamo dati come Regione Toscana, sia stata votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale. Contesta i dividendi, soprattutto contesta che di questi 10 milioni oggi abbiamo una rendicontazione soltanto di poco più di 3 milioni, non abbiamo chiara la situazione occupazionale, abbiamo denunciato che ogni anno Toscana Aeroporti assume i dipendenti stagionali, quest'anno i dipendenti stagionali non sono arrivati in nessuno dei due scali aeroportuali, ho fatto un'indagine di personale, si parla di diverse unità in meno anche rispetto al 2019, mentre invece il numero dei passeggeri, i dati dei passeggeri ci fanno pensare che la stagione estiva si possa chiudere con un più rispetto addirittura al 2019. Quindi anche noi come Lega abbiamo presentato un atto, abbiamo chiesto alla Giunta regionale che faccia un'indagine appunto su tutto il settore, su tutte le dipendenze occupazionali, e che venga a settembre per farci capire, relazionare se veramente sono stati rispettati o no i livelli occupazionali, perché da quello che ci dicono i sindacati e tutte le persone che abbiamo incontrato, piuttosto purtroppo questo patto non è stato rispettato. Gli immobili confiscati alla mafia assegnati alle vittime. Gli immobili confiscati alla criminalità organizzata potranno essere assegnati alle vittime di mafia per uso abitativo. È quanto prevede una legge al Parlamento presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia, ma che ha trovato, come ha spiegato Giacomo Bugliani nella relazione illustrativa, convergenza in Commissione Affari Istituzionali con un testo sostitutivo che recepiva le osservazioni del legislativo ed è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. L'atto introduce la possibilità per le vittime di reati associativi di poter usufruire di questi immobili se in particolari situazioni di disagio, con reddito non superiore a 36.000 euro, e che non possono accedere al libero mercato o alle graduatorie per edilizia popolare. Il Consiglio regionale ha deciso di presentare al Parlamento italiano una proposta di legge che riguarda la destinazione degli immobili che sono confiscati alle mafie. In particolar modo l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di estendere i possibili assegnatari in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si stabilisce infatti che questi immobili oggi possano essere anche concessi a titolo gratuito per un massimo di 5 anni a coloro che sono risultati vittime dei reati di mafia, di cui all'articolo 416 bis del codice penale, ma anche tutti i reati che sono stati commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso. Il presupposto è che chi è stato vittima abbia determinati requisiti reddituali e che soprattutto si sia costituito parte civile nel processo penale ottenendo una provvisionale o una condanna che non sia stata eseguita dal punto di vista risarcitorio, oppure, a prescindere dalla costituzione di parte civile nel processo penale, abbia deciso di avviare un'autonoma azione risarcitoria in sede civile e non abbia ancora ottenuto ristoro. Con questa legge quindi potranno questi immobili essere assegnati in uso anche a queste categorie di persone, che sono persone che, anche in virtù delle diverse forme di collaborazione che hanno reso con la giustizia nella repressione dei reati di mafia, possono avere necessità impellenti di poter fruire di beni immobili alternativi alla loro precedente abitazione. È una proposta di legge al Parlamento che va a superare i limiti del codice antimafia, perché il codice antimafia detta dei limiti per la destinazione d'uso che questa proposta di legge va a superare. Per questo noi siamo d'accordo, in particolare perché chi è vittima di reati di mafia possa usufruire dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo diciamo forte e chiaro.
reati. Anche le vittime dei reati devono essere in qualche modo indennizzate e compensate se hanno dei problemi di carattere finanziario, economico. Quello che voglio dire è soprattutto però che il Parlamento poi dovrebbe accogliere queste proposte di legge che hanno una loro ragionevolezza, un loro significato. Abbiamo visto invece come purtroppo assai spesso queste proposte di legge al Parlamento cadano nel vuoto, e questo non è un bel segnale di rapporti positivi tra il Parlamento, tra Roma e le regioni. Una proposta di legge che va a colmare una delle lacune più strane della legislazione nazionale, ha detto Francesco Torselli, perché prevede una serie di utilizzi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ma tra questi non vi era quello di poter utilizzare questi beni come abitazione da parte di chi magari ha perso la propria casa proprio in virtù di un atto criminoso. Io credo che oggi sia un bel momento per tutta la Toscana, non soltanto per Fratelli d'Italia, perché se è vero che la proposta parte dal nostro gruppo consiliare, è vero che è stata votata all'unanimità sia dalla prima commissione che oggi dal Consiglio tutto, e credo sia veramente un bel momento per la Toscana, perché oggi la Toscana invia, il Consiglio regionale della Toscana invia al Parlamento italiano una proposta di legge per inserire tra le destinazioni possibili per gli immobili confiscati alla criminalità organizzata anche quello di trasformare questi immobili in alloggi per chi della criminalità organizzata è stata vittima, perché sembra quasi assurdo, sembra un paradosso, ma oggi tra le varie destinazioni che potevamo dare agli immobili confiscati alla mafia non c'era quello di utilizzare questi immobili come alloggi per chi invece è stato vittima della criminalità organizzata. Sappiamo bene, purtroppo, che chi ha il coraggio di denunciare la criminalità organizzata, di dissociarsi dalla criminalità organizzata, di non sottostare al racket della criminalità organizzata, sappiamo che una delle punizioni a cui vanno incontro queste persone è quella di vedersi minacciata la propria abitazione. E quindi spesso queste persone che hanno il coraggio di ribellarsi alla mafia vedono la propria casa ridotta a un cumulo di macerie o di cenere. Ebbene, ci sembra assurdo che queste persone non possano utilizzare i beni confiscati proprio alla criminalità organizzata per sopperire a questa loro mancanza. Speriamo che il Parlamento recepisca questa proposta di legge. Montespertoli a tutto rock. Compie 10 anni Rock un Monte, il festival musicale estivo di Montespertoli, che dall'8 al 10 luglio animerà con concerti, street food, mercatini artigianali e mostre per grandi e piccini il Borgo del Chianti. La 10ª edizione della kermesse si svolgerà in Piazza del Popolo e porterà sul palco tanti artisti. Dopo l'avvio con Giancane e Bianco si prosegue il 9 con Kruger e Incubo e domenica 10 luglio il finale con Cecco e Cipo e Comete. Come ogni anno ci sarà la zona street food, il punto birra con Baus Beer, i mercatini artigianali e le mostre rivolte a tutte le età. Questo per me è un appuntamento molto particolare. Perché è un appuntamento voluto da tanti giovani e da loro sostenuto, e allora essere oggi qui è anche un modo per essere vicino alle tante ragazze e tanti ragazzi che in questi mesi terribili di pandemia sono quelli che hanno sofferto più di tutti. Allora questo momento è un momento vero di ripartenza. Noi abbiamo lanciato un bando che ha ricevuto tantissima partecipazione da parte di quasi 200 comuni della Toscana, rivolto ai giovani, e tra questo anche eventi e iniziative di questo genere, iniziative che tendono a includere, che tendono a coinvolgere, che fanno sì musica ma poi fanno conoscere i prodotti enogastronomici del territorio. La Toscana è terra di bellezza, la terra toscana è terra di storia, di arte, di cultura, la Toscana è terra di eventi come questi. E Rock un Monte 2022 è qualcosa di davvero centrato rispetto al nostro lavoro, qualcosa di bello e importante. Io mi auguro che tante ragazze, a tutta la Toscana possano parteciparci. Un'iniziativa molto partecipata che è nata dai ragazzi di Montespertoli, che si è strutturata, rafforzata e rientra in una bella attività che l'amministrazione comunale sta svolgendo da tanti anni, per cui accanto alla promozione di Montesperto come luogo di produzione di vino, di enogastronomia, quello per cui conosciamo tutti quanti Montesperto, uno dei comuni più grandi produttori di vino, c'è anche la promozione di tante altre attività e diversificando l'offerta anche per un pubblico di altra tipologia, come appunto questa manifestazione Rock un Monte, che anche dal nome si capisce nasce da energie giovani, che è una grande occasione per tutti per passare 3 giorni
molto divertenti e con buona musica a Montespertoli. La kermesse è organizzata dall'associazione Vitamina M insieme al comune di Montespertoli. Per quest'anno, che è appunto la 10ª edizione del festival, abbiamo pensato di una programmazione molto ricca. Durante il festival ci saranno street food, mercatini artigianali e una programmazione di artisti molto, molto ricca, da artisti locali emergenti del territorio fino a nomi che suonano a livello nazionale come Giancane, Bianco, Cecco e Cipo, Kruger e Comete. L'intento del festival è quello di creare 3 giorni dove coinvolgiamo il territorio, coinvolgiamo anche attività locali e, come il circolo fotografico di Montespertoli, il comitato genitori scuole appunto che hanno organizzato una mostra con i disegni dei bambini. Cerchiamo appunto di coinvolgere per tutto Montespertoli, sia con musica, divertimento, cibo e mercatini. Ci fanno diventare un paese un po' più giovane, un po' più rock, molto più movimentato, e quindi noi siamo impazienti di vedere da venerdì l'inizio del festival. Per noi ormai sono 10 anni che collaboriamo con Vitamina M, sostenendoli anche economicamente nella loro sfida, e quindi è bello accompagnarli in questo percorso.